Vengono ora resi gli onori al Presidente della Repubblica che passa in rassegna i reparti. Baglione. Attenti. Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandiera di guerra dell'Arma del Genio, stendardo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, battaglione di formazione, pronti per la rassegna. Baglione, fiam, ehi, Baglione, ehi, so, a me la bandiera, Baglione, attente, presento, onori alla bandiera di guerra dell'Arma del Genio. Presidente della Repubblica, illustri autorità e ospiti, gentili familiari e amici degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la solenne partecipazione della gloriosa bandiera di guerra dell'Arma del Genio, innanzi al quale voi, giovani allievi vigili volontari ausiliari del 192esimo corso, vi accingete a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, si attesta oggi al cospetto della massima autorità dello Stato una cinquantennale e nobile tradizione di solidarietà e collaborazione professionale tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Arma del Genio. In tale spirito di compartecipazione tra corpi dello Stato, questa pluridecorata bandiera, sacro vessillo della patria e dell'onore, è ora qui per voi, testimone per sempre di ciò che state per giurare solennemente, e cioè il vostro personale impegno morale e dovere professionale nei confronti della Repubblica Italiana, della sua Costituzione e delle sue leggi.
nei confronti della patria, per la sicurezza dei singoli e della collettività. E ora allievi vigili volontari ausiliari del 192esimo corso, in nome del popolo italiano vi invito a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Unione, attenti, presentat! Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giurate voi? Signor Presidente della Repubblica, questo inizio di primavera rimarrà nella storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per noi è un onore poterla vivere insieme a lei. Grazie per essere qui, signor Presidente, come sempre disponibile all'appuntamento con questi autentici alfieri del coraggio e della solidarietà. Saluto cordialmente tutte le autorità e i gentili ospiti che con la loro presenza esprimono qui l'ammirazione di tutti gli italiani per i Vigili del Fuoco. Tra poco sarà lei stesso, signor Presidente, a consegnare la bandiera d'istituto e i riconoscimenti al valore. Nello schieramento che è di fronte a noi possiamo cogliere la presenza dei Vigili del Fuoco volontari. Provengono da diverse regioni e testimoniano in maniera eloquente il vivo rapporto del Corpo Nazionale con la società civile. Ma la più bella novità è certamente la presenza nei ranghi di tante ragazze. Anch'esse provengono da ogni parte d'Italia e sono qui perché hanno risposto al primo bando del servizio civile nei Vigili del Fuoco. Signor Presidente della Repubblica, ci accingiamo ora a rendere omaggio ai Vigili del Fuoco che sono caduti nell'adempimento del dovere. Per questo ci è sembrato giusto che fosse la piccola Rebecca Sperico a fare da madrina alla bandiera d'istituto. Anche in questo modo l'amministrazione dell'interno vuole testimoniarle tutto il suo affetto e in particolare le colleghe e i colleghi di suo padre vogliono dirle ancora una volta che ogni sede dei Vigili del Fuoco è casa sua. Ogni famiglia dei 35.000 appartenenti al corpo è la sua famiglia, la sua piccola patria, nella patria più grande, l'Italia. Viva i Vigili del Fuoco!
Il Presidente della Repubblica procede alla consegna delle onorificenze. Medaglia d'oro al valore civile alla memoria del vigile permanente Paolo Cesaretti, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona. Componente la squadra dei Vigili del Fuoco di Osimo, interveniva in un incendio che minacciava di propagarsi ad una vicina abitazione. Mentre si apprestava, con encomiabile slancio ed elevata professionalità nell'opera di spegnimento, veniva investito dalle fiamme, sacrificando la vita ai più nobili ideali di abnegazione e spirito di servizio. Loreto, Ancona, 23 settembre 2004. Ritira la medaglia la moglie Rita. Taglione, presenta! Medaglia d'oro al valore civile alla memoria del capo squadra Giorgio Lorefice, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova. Nel corso di un intervento per lo spegnimento dell'incendio scaturito durante il travaso di gas di petrolio liquefatto, GPL, da un'autocisterna ad un serbatoio interrato, resosi conto dell'imminente scoppio del mezzo avvolto dalle fiamme, faceva allontanare tempestivamente i civili, i componenti delle forze dell'ordine ed i colleghi presenti e si attivava con eroico e cosciente rischio personale nella difficile opera di raffreddamento della massa incandescente. Fulgido esempio di elette virtù civiche, di generoso spirito di abnegazione ed altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio. Serra Riccò, Genova, 26 gennaio 2005. Ritira la medaglia la figlia Francesca. Taglione, fiam! Medaglia d'oro al valore civile, alla memoria del vigile permanente Massimo Casu, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari. Componente la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di San Luri, interveniva sul luogo dove si era sviluppato un incendio che minacciava di propagarsi oltre la sede stradale. Mentre si apprestava, con encomiabile slancio ed elevata professionalità nell'opera di spegnimento, veniva travolto da un autocarro che non rallentava la corsa nonostante le segnalazioni di pericolo adottate, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di abnegazione e spirito di servizio. Località Bacca Managus, Samassi, Cagliari, 17 luglio 2003. Ritira la medaglia la figlia Michela, accompagnata dalla mamma. Battaglione, presenta! Battaglione, fiam! Medaglia d'oro al valore civile al capo squadra Palmerino Picariello, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli. Conferma determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava un uomo armato che si era barricato in casa tenendo in ostaggio alcuni familiari. Nel corso dell'operazione veniva gravemente ferito da un colpo di fucile sparatogli contro dallo squilibrato. Fulgido esempio di grande ardimento ed elevato senso del dovere. Palma Campania, Napoli, 6 aprile 2004.
ritira la medaglia il capo squadra Palmerino Picariello. Battaglione presentato! Medaglia d'oro al merito civile alla memoria del vigile volontario Simone Vitale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno. Vigile del Fuoco volontario, libero dal servizio, con encomiabile altruismo perdeva la giovane vita mentre prestava soccorso ad altri viaggiatori in difficoltà su di un treno in fiamme. Fulge d'esempio di umana solidarietà e di spirito di abnegazione. Salerno, 24 maggio 1999. Ritira la medaglia il padre Giovanni. Battaglione presentato! Fa ora ingresso la bandiera d'istituto che il Presidente della Repubblica consegnerà solennemente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo stendardo, che per 66 anni ne è stato il simbolo, diventa vessillo storico. La bandiera passa nelle mani della madrina dell'evento, la signorina Rebecca Sperico, figlia di Paolo, vigile del fuoco di Alessandria, insignito di medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Monsignor Alessandro Pierotti, vicario generale dell'ordinariato militare, procede alla benedizione della bandiera. Il dirigente della scuola per la formazione di base appone sulla bandiera le decorazioni già concesse allo stendardo. La madrina porge la bandiera al Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato consegna solennemente la bandiera all'Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'Ispettore Generale Capo affida la bandiera all'alfiere. Vengono resi gli onori alla bandiera d'istituto che si inserisce nello schieramento ed allo stendardo che lascia la zona del giuramento. Taglione, attenti! Presentato! Onori alla bandiera d'istituto e allo stendardo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco!
I reparti, preceduti dalle bandiere, lasciano la zona del giuramento affinché gli allievi del 192esimo corso, in onore dei colleghi scomparsi, possano eseguire una manovra dimostrativa avente lo scopo di mostrare alle autorità e ai familiari convenuti da ogni parte d'Italia il grado di addestramento raggiunto. Maglioni, attenti! Tracol! Ammassamento! Taglione avanti in colonna! Verrà ora simulato un incidente stradale di un automezzo che trasporta una sostanza pericolosa evidenziata da un fumogeno. Le procedure messe in atto con le squadre NBCR risultano accelerate per i limiti di tempo che le esigenze della cerimonia impongono. In questi scenari intervengono gli specialisti nucleari, biologici, chimici e radiologici dei Vigili del Fuoco, organizzati in nuclei cosiddetti NBCR, presenti a vari livelli di specializzazione in ogni provincia d'Italia. Viene ora zonizzata l'area mediante una rilevazione strumentale da parte della prima squadra di contatto. E successivamente si provvede, con speciali tute pressurizzate, ad intervenire nella zona cosiddetta rossa, in quanto ad elevato rischio di letalità da contaminazione tossica. La squadra, con le tute scafandrate riconoscibili per il colore giallo, provvede al salvataggio dei feriti, mediante l'impiego di tecniche di triage, applicando cioè procedure di priorità. Vengono salvate in modalità speditiva, prima le persone deambulanti, poi quelle barellate, con il successivo invio al corridoio di decontaminazione.
L'operazione di soccorso si conclude con l'accertamento strumentale dell'eventuale contaminazione residua e con il ricovero dei feriti. Per il soccorso in ambiente impervio e per l'ospedalizzazione viene impiegato ora un elicottero. Quello che vedete è un aeromobile AB-412 che con personale specialistico in tecniche di soccorso speleologico, alpino e fluviale, comunemente denominato SAF, provvede al recupero con il verricello di un infortunato situato sul terrazzo del castello di manovra. L'attrezzo principale per l'attività professionale del vigile del fuoco è la scala italiana. Per la sua maneggevolezza e manovrabilità, questo tipo di scala viene largamente impiegato in operazioni di spegnimento e di salvataggio fino al terzo piano degli stabili, consentendo rapidità di intervento e sicuro esodo di persone in pericolo. Sul campo sportivo, gli allievi stanno impiegando le scale italiane per l'esecuzione di una serie di esercizi, atti ad evidenziare sia la loro preparazione fisica, sia il grado di addestramento raggiunto nell'utilizzazione di un attrezzo professionale di uso corrente. Le scale, con opportune controventature di funi, sono state alzate ai lati del campo sportivo per mostrarne l'uso in assenza di pareti d'appoggio e di fronte al palco delle autorità fino a formare una suggestiva parete tricolore. Thank you.
Al castello di manovra vengono impiegate le scale a ganci, attrezzo dotato all'estremità di ramponi d'acciaio, utilizzati per agganciarsi alle sporgenze ed alle rientranze di finestre e di balconi. Per la loro maneggevolezza sono lunghi infatti meno di 5 metri e pesano circa 13 kg, consentono di raggiungere i piani alti dei fabbricati quando vengono a mancare altre possibilità di accesso o di salita. Si osservi la tecnica di salita. Con una sola scala un uomo può raggiungere anche l'ultimo piano di un edificio, semplicemente agganciando la scala ad una finestra o ad un balcone. Su ogni fila di finestre sono impiegati due uomini per ogni piano, che si avvicendano dandosi assistenza reciproca. Ogni uomo è equipaggiato di elmo che lo preserva da possibili urti durante i rapidi movimenti, di appositi stivaletti necessari per assicurare la dovuta aderenza sulle scale e sui parapetti e di cinturone colore arancione alla vita, mediante il quale è possibile agganciarsi durante le operazioni in altezza ed in sospensione. Terminato il montaggio completo di tutte le scale. Un corpo di allievi è pronto a salire fino alla terrazza. Vista la pericolosità dell'esercizio, il pubblico è pregato di osservare il massimo silenzio per consentire agli allievi la più alta concentrazione possibile. Gli allievi si agganciano ora alle scale a ganci, mediante il moschettone in dotazione, e rimangono sospesi nel vuoto, a dimostrazione della professionalità acquisita durante il corso di formazione. La manovra che potete osservare alla destra del palco simula un incendio di GPL, gas di petrolio liquefatto, che fuoriesce a pressione per rottura di tubazione. Le due squadre di intervento attueranno una manovra di avvicinamento in sicurezza, utilizzando le lance regolabili per frazionare l'acqua e realizzare così uno schermo protettivo
in quanto in prossimità dell'incendio la temperatura è estremamente elevata, circa 600 gradi a 3 metri dall'incendio. In queste operazioni è indispensabile l'uso di indumenti protettivi, tra cui il casco di nuova forgia, dotato di visiera termoriflettente per consentire un adeguato approccio al fuoco. L'operatore, protetto da una speciale tuta termica, chiude a monte la tubazione. Il telo slitta che è stato montato al castello di manovra è di norma usato dai vigili del fuoco come scuola di destrezza e di coraggio professionale. Gli allievi del 192esimo corso daranno ora una dimostrazione con l'attrezzo che più efficacemente rappresenta lo spirito di ardimento e di sangue freddo che li anima e che sono qualità proprie degli uomini che vivono una vita di rischio, esibendosi in salti e capovolte dai vari piani e dalla terrazza. Vista la difficoltà dei salti, il pubblico è pregato di osservare il massimo silenzio per consentire agli allievi la più alta concentrazione possibile. Silenzio per cortesia. Il personale istruttore ed ausiliario della scuola per la formazione di base che ha effettuato la dimostrazione si ammassa ora davanti al palco delle autorità.
Tra pochi minuti è previsto il passaggio della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con una rappresentanza degli aeromobili impiegati composta da aereo B-180 Avanti ed elicotteri A-109 Power e AB-412, comunemente conosciuti con il nominativo aeronautico di Drago.